Facciamo come al solito il nostro check per l'audio. Mi sentite? Mi sentite bene? Ok. Amici e ciao amiche, bentornate sul canale, bentornati su Chiacchiere Rossetti. Io sono Giovanna e oggi sono qua per parlarvi di alcune scoperte fatte da Tigotà. Questo sembrerà un po' un video consigli per gli acquisti. Vi ricordate quando Mike Bongiorno alla Ruota della Fortuna per mandare la pubblicità diceva adesso un po' di consigli per gli acquisti? Ecco, la stessa identica cosa. No, dai, sto scherzando. Però volevo farvi vedere alcuni prodotti che ho acquistato sia recentemente e anche un mesettino fa da Tigotà, dove spesso vado a curiosare, e alcuni prodotti li trovo davvero interessanti anche dal punto di vista rapporto qualità-prezzo, e soprattutto sono prodotti che magari nelle grandi catene non si trovano. Quindi mettetevi comode perché ho un po' di cosine da farvi vedere. Direi di partire subito con i prodotti dell'igiene personale. E ho tantissimi carinissimi barattolini in vetro, finalmente ragazzi, pack in vetro 100% sostenibili, anche riutilizzabili, di Ecos, che ha cambiato diciamo il proprio nome in Ecos in vetro per questa linea. E trovate ancora dei prodotti di Ecos nel loro pack in plastica, però apprezzo tantissimo che abbiano cominciato a produrre anche alcuni dei loro prodotti all'interno dei barattoli di vetro. Trovate in vendita anche i dispenser che potete tranquillamente svitare e avvitare negli altri barattolini. E io ho acquistato, questa è la seconda volta che riacquisto il bagno doccia fiore della Passione Bio, ma lo trovate anche, questo è il detergente intimo, ce l'avevo qui, scusatemi, e nella profumazione Aloe Bio, che ancora non ho provato. Ho acquistato poi anche il detergente viso e mani, questo qui è al Ginepro Bio, e poi, come vi ho spoilerato qualche secondo fa, trovate anche il detergente intimo alla menta bio. E tutti quelli che vedete chiusi ancora non li ho utilizzati. Ho anche il balsamo per capelli all'avena, che adesso mi è rimasto proprio lì sul tavolo davanti a me. Voilà, eccolo magicamente apparso. E dicevo, questi due sono gli unici che per ora ho provato. Gli altri li ho acquistati sulla fiducia, e anche perché c'era il 25% di sconto su questi prodotti. Anzi, c'è cioè, fino alla fine di questo mese, anziché 3,99 euro, mi pare 2,99 euro. Io vi consiglio di provarli perché, anche se hanno un prezzo piccolo, devo dire che sono abbastanza carini come prodotti. Sono un buon compromesso per quanto riguarda il bio. Se magari vi affacciate adesso al mondo bio e non volete spendere tantissimi soldi per i prodotti bio magari più costosi, per i marchi più conosciuti, dove il prezzo è decisamente più alto, potete cominciare, secondo me, con prodotti come questi perché sono molto validi, giusto per capire se magari il mondo del bio, ecco, fa per voi, e non spendere già tantissimi soldi all'inizio, ai primi approcci. Sempre per quanto riguarda la cura della persona, vi parlo di altre due referenze. Sono due detergenti, uno per i capelli ed è questo shampoo micellare della Biolis, setificante ai fiori di cotone e olio di jojoba. Ha il 98% di ingredienti naturali e, cosa importante, è senza solfati. Ero alla ricerca di uno shampoo senza solfati perché mi sono un pochettino avvicinata al Curly Girl Method. Non sono completamente convertita al metodo, però trovavo interessante il fatto di non lavare sempre i capelli con i solfati, che effettivamente sui miei capelli sono un pochettino troppo aggressivi, un pochettino troppo sgrassanti, e un pochettino scettica ho acquistato questo shampoo di cui invece io mi sono innamorata. Lascia veramente i capelli setosi, leggeri, puliti, detersi, ha una consistenza più o meno gelosa, quindi anche questo appunto fa capire quanto possa essere leggero il prodotto sulla cute, però allo stesso tempo lava bene. È anche un profumino veramente di cotone, di pulito, io lo trovo fantastico. Se lo vedete, io ve lo consiglio assolutamente, prendetelo dallo scaffale perché penso che sia veramente uno dei migliori prodotti che io abbia mai provato fino ad adesso da Tigotà.
Mentre seconda referenza acquistata proprio recentissimo, sempre di Biolis, è questo scrub corpo alla menta e lime. Anche questo col 98% di ingredienti di origine naturali, ha un profumino esotico, frizzantino, veramente fantastico. Lì per lì, quando magari ve lo applicate sulla pelle, non sentite questo profumo così forte, però vi assicuro che quando avrete finito di fare la doccia, poi nel bagno sentirete proprio questa profumazione paradisiaca. Anche mio marito, entrando in bagno, mi fa: mamma mia, ma cos'è questo profumo? È lui. I granuli all'interno sono piccolini, quindi sono delicati sulla pelle. Occhio, mi raccomando, ovviamente, a come lo utilizzate. Lo scrub va usato sempre in maniera delicata e sulla pelle umida, altrimenti rischiate proprio di grattare la pelle, di provocarvi delle irritazioni, degli arrossamenti. E agganciandomi a questa linea di Biolis con queste profumazioni, vi faccio vedere anche una crema corpo, che è stato il prodotto che mi ha fatto un pochettino conoscere questa linea, di cui, diciamo, mi sono quasi innamorata. E la crema in questione è questa crema corpo qui, che ho acquistato nel periodo natalizio, e periodo veramente più appropriato per utilizzare creme con queste profumazioni speziate. Questa è la crema corpo Biolis Nature Green Selection allo zenzero e cannella. Allora, sì, è vero, sto cercando di eliminare i pack in plastica dai prodotti della cosmesi. Non sempre è facile, non sempre si trovano delle alternative, magari anche vicino a casa, accessibili, quindi non sempre è possibile acquistarli. Devo dire che questo è stato veramente un prodotto di cui non mi sono pentita, perché la profumazione è fantastica. Io, che sono un amante della cannella, questa crema qui mi ha conquistato fin dal primo utilizzo. La profumazione non è di quelle profumazioni forti, stucchevoli. Lo zenzero, secondo me, si sente poco e niente, prevale la nota speziata della cannella, che però è molto delicata ed è anche piacevole perché persiste per abbastanza tempo sulla pelle. Io veramente ve la straconsiglio. Se non siete amanti dello zenzero o della cannella, c'è anche la versione menta e lime, come lo scrub che vi ho fatto vedere, e ci sono anche altre profumazioni più estive, mi pare al mango, non mi ricordo. Adesso vi metterò qui da qualche parte una foto che ho scattato furtivamente dentro Tigotà, così vedete le altre profumazioni. Pelle poi morbida, setificata, insomma, un prodotto che costa poco ma che secondo me vale tanto. Altro prodotto di cui mi sono davvero davvero innamorata, e questo però appartiene a una linea un pochettino più costosa, ed è la linea delle Driadi. In pratica da Tigotà trovate questa linea nella sezione dove ci sono tutti i prodotti biologici, ma che costano un pochettino di più. Questa qui è una crema per i piedi al timo e alla lavanda. Sulla confezione c'è scritto balsamo emoliente per piedi disidratati e talloni screpolati. Io la trovo veramente divina. Ci sono periodi in cui la applico due volte al giorno, periodi in cui la applico solo la sera, periodi in cui mi dimentico assolutamente di applicarla, però mi ha aiutato tantissimo perché c'è stato un periodo dove avevo veramente i piedi molto secchi, i talloni molto secchi, e poi mi sentivo anche molto stanca, mi sentivo i piedi pesanti, affaticati, e massaggiando questo prodotto sui piedi mi ha donato sollievo, sia per quanto riguarda l'elasticità della pelle, ma anche per quanto riguarda proprio quella sensazione di stanchezza e di pesantezza. Ripeto, questa costa un pochettino di più rispetto magari ai prodotti bio della Biolis, però è una linea molto valida e mi sento veramente di consigliarvela. Un rapido accenno a degli accessori, accenno degno di nota perché li trovo veramente utili. Ho trovato queste mega pinze qua, che sono quelle che si usano un pochettino dai parrucchieri, vedete? Le trovo fantastiche per quando mi devo pinzare i capelli per farmi le acconciature, oppure per farmi delle maschere in viso, quando devo fare lo styling ai capelli, ho bisogno di dividere i capelli in sezioni. Sono molto grandi, sono molto efficaci e sono del marchio Got Beauty. E sempre del marchio Got Beauty ho trovato questo pacco qua con all'interno le mantelline. Lo so, ahimè, sono in plastica e io le utilizzo per quando faccio le nè, per evitare di sporcarmi sempre drasticamente i vestiti che utilizzo, che sono vestiti che comunque utilizzo solo per fare le nè, però se posso evitare di macchiarli così tanto, ben volentieri. E ho trovato queste mantelline qua, che sono abbastanza comode. Altri prodotti che ho acquistato, questi sono dei prodotti make up. Ero attratta da questa linea di Deborah Milano, questa linea formula pura che contiene 0% di sostanze come petrolati, siliconi e fragranze artificiali. Si può dire che sia una linea biologica.
e devo dire che li ho provati oggi per la prima volta. Ho fatto anche dei video nelle mie stories dell'applicazione del correttore e anche del fondotinta, e come prima impressione è molto positiva. Sono profumati, hanno questo profumino che a me piace tanto. Io vado un po' in paranoia con il profumo dei cosmetici, e molto leggeri, si modulano e si sfumano benissimo con la Beauty Blender. Ve ne parlerò sicuramente più avanti. Tra l'altro avevano anche un prezzo scontato, quindi li ho acquistati ben volentieri. Mi pare che uno costasse 16 e l'altro 11 o viceversa. Poi c'era anche lo sconto del 30% su una referenza di make up per chi ha la tessera Tigotà, quindi ne ho approfittato e non ricordo quale dei due ho scontato. Però molto contenta, ero curiosa perché era da un po' di tempo che tenevo d'occhio questa linea della Deborah, e visto che ho finito sia correttore che fondotinta ne ho approfittato. Ultimi tre prodotti che vi mostro non li ho ancora utilizzati ed è la prima volta che li acquisto, quindi per le impressioni, per le recensioni ve ne parlerò in un video più avanti. Di Ecos, come vi dicevo prima, ho voluto provare una specie di campione di una loro maschera, che poi si trova anche nel barattolo nella full size, ed è la maschera per capelli con idrolizzato di semi di moringa, ed ero molto curiosa di provarlo perché all'interno, visto che ci sono, se mi ricordo bene, delle proteine, esatto, le proteine idrolizzate della moringa, e visto che i miei capelli spesso e volentieri hanno bisogno di proteine perché, vedete, magari perdono un pochettino di riccio, di elasticità, e questo è segno di carenza di proteine, ho voluto prendere il campioncino, chiamiamolo sempre così tra virgolette, anziché comprarmi già un barattolone con il rischio poi di tenermelo lì che magari non mi piace, visto che di maschere ne ho già in abbondanza per i capelli. E poi ho voluto prendere sempre di Biolis, non so se avete capito, ma Biolis è un marchio che mi appassiona e mi incuriosisce abbastanza, mi sta portando ad acquistare diversi prodotti della sua linea. Ho preso le saponette corpo solide, sapete che io sono un amante appunto delle saponette solide e spesso e volentieri le acquisto. Se non trovo i barattolini di vetro, compro le saponette, e ho preso questa qui all'olio di argan vellutante, poi ho voluto acquistare questa all'aloe vera delicata, e poi ho preso anche una saponetta di questo marchio Cocco Bio che vedo spesso. Ovviamente la marca non è Cocco Bio, scusatemi, Cocco Bio è il profumo perché la marca è la Bioteca Italiana, e la saponetta è questa. Visto che tra me e Simone comunque le saponette ce le mangiamo come il pane, quando ne trovo alcune che sono in offerta, che comunque non costano tanto, faccio un pochettino di scorta così ce le abbiamo pronte all'utilizzo. Quindi amici e amiche, siamo arrivati alla fine di questo video, vi ho fatto vedere tutte le mie recenti scoperte per quanto riguarda la cosmesi, l'igiene della persona da Tigotà, e se volete vedere anche il video sulle scoperte da Tigotà per quanto riguarda la casa, la pulizia della casa e quindi magari gli accessori che ho acquistato per pulire casa, scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto mi raccomando sfolliciate, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo sempre qui e anche sul mio profilo Instagram, sempre Chiacchiere e Rossetti, con tanti nuovi contenuti. Ciao!